Iniziamo il breve viaggio che faremo insieme oggi pomeriggio, condividendo con voi quelle che noi consideriamo essere delle regole del lavorare nel mondo B2B. Probabilmente la maggior parte dei partecipanti lavorano in questo mondo, quindi, però ci teniamo a apparecchiare, come diciamo noi, il tavolo, mettendo in fila alcuni concetti. Allora, alcune parole chiave che affrontiamo rapidamente sono quelle di individui, cambio di prospettiva, decisioni, abitudini dei buyer, continuità della relazione customer journey. Vi raccontiamo un po' come queste cose secondo noi impattano nei ragionamenti che faremo insieme nel pomeriggio. Lavorare nel mondo B2B vuol dire innanzitutto non ragionare in termini di masse, target, generici, ma lavorare in termini di individui. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per chi lavora nel B2C è abituato a ragionare in termini di profilazione, di segmenti, di popolazione che hanno alcune caratteristiche, il mondo B2B viaggia molto più chirurgicamente, nel senso che si tratta di andare, e ognuno di noi vuole individuare esattamente un individuo all'interno di un'organizzazione, perché è lì che si fanno accadere le cose. Questo comporta tutta una serie di cose, in cosa vuol dire fare marketing, cosa vuol dire fare vendite e quant'altro. Quindi non masse, ma individui. Questo è il primo punto di partenza su cui tutto quello di cui parleremo oggi pomeriggio ha a che fare. Secondo elemento è il fatto che è quello del cambiamento di prospettiva rispetto agli individui, ovvero dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con delle persone e quindi dobbiamo uscire dalla dinamica, siamo un'azienda che deve vendere un prodotto o servizio a un'altra azienda, ma siamo delle persone che devono individuare all'interno dell'azienda in cui questa lavora un'altra persona. Quindi il nostro mestiere è quello di aiutare una persona a sceglierci come fornitore di cui ci si deve fidare. È una relazione tra persone. Noi sappiamo benissimo che le fatture si fanno a una ragione sociale, ma chi decide di lavorare con noi è una persona. E per convincere all'interno di quell'azienda a venire da noi deve convincere un'altra persona che dovrà parlare con nostre persone. Quindi usciamo dalla logica del è un'azienda che deve vendere un'azienda. Sono persone che devono ingaggiare delle persone. La cosa viene ulteriormente resa più articolata dal fatto che questi, ad esempio, sono i dati che nascono da un'indagine fatta da un report di Demand Gen dell'anno scorso. Sono andate a studiare all'interno delle aziende B2B quante sono le persone che mediamente sono coinvolte nel processo decisionale di scelta di un fornitore. E come vedete, sono numeri che sono estremamente importanti e che differenziano molto il mondo del B2B dal mondo del B2C. Molto spesso nel B2C l'acquisto è più di impulso. Quando non è di impulso, perché magari è ragionato, perché è un acquisto che interessa tutta la famiglia, stiamo parlando magari di una coppia di persone che deve decidere di andare da un fornitore o comprare o accedere a un prodotto o servizio. Nel mondo del B2B, nel 41% delle aziende che hanno risposto a questa survey sono da 1 a 3 persone, ma in tante aziende ancora di più sono da 4 a 6 persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per decidere di andare da un nuovo fornitore viene coinvolto il direttore tecnico, il responsabile della manutenzione, il CFO e quindi la parte amministrativa, l'imprenditore. Sono tante le persone che concorrono per arrivare a decidere di cambiare fornitore o scegliere un nuovo fornitore. In alcuni casi la cosa diventa ancora più articolata. È chiaro che questo dipende dalla dimensione dell'azienda, ma se solo stiamo parlando di un'azienda minimo strutturato, molto spesso anche nella nostra esperienza ci troviamo a dover conciliare diversi soggetti che hanno tra l'altro esigenze diverse, perché le domande che si pone o che pone all'azienda il responsabile, il direttore amministrativo, il CFO sono diverse rispetto a quelle che pone il direttore tecnico, diverse da quelle che pone l'imprenditore. Questo vuol dire che nel mondo B2B dobbiamo ragionare nel riuscire a convincere soggetti diversi, di cui non ci dobbiamo dimenticare nel nostro approccio al mercato. Un'altra caratteristica del B2B è le abitudini dei buyer. Allora, questi dati che vedete sono. E è un'indagine che ha fatto fino al 2022 McKinsey, che partendo dal momento in cui c'è stato il Covid e quindi c'era un focus particolare nel capire come stavano cambiando certe logiche, hanno intervistato buyer per capire
come si aspettano di essere contattati e ingaggiati. Allora, quello che è interessante è che, come vedete, andando da sinistra a destra, quindi dalla fase in cui un'azienda, e quindi la prospettiva del buyer, sta cercando un nuovo fornitore, sta esplorando il mondo dei fornitori, fino a quando questo viene valutato, fino agli ordini, fino ai riordini, però la fascia di l'aspettativa di canale tradizionale, inteso in questa indagine si intendeva, è qualcuno che viene a trovarmi in azienda, sostanzialmente fisicamente, che è il modello tradizionale con cui tutte le aziende sono cresciute. Se voi guardate le fasce sotto, che sono interazioni umane in remoto, è quella che stiamo avendo noi adesso, voglio dire, tutto è stato sdoganato completamente il fatto che tante fasi sia esplorative che di chiusura delle trattative possono avvenire anche a distanza, fino ad arrivare a digital self-service, ovvero il fatto che il buyer si aspetta di poter disintermediare completamente la relazione con una persona, ma di comprare direttamente online anche nel mondo B2B, chiaramente è una fetta minoritaria e che cresce nella fase di riordino, dove già si è consolidato un modello. Vediamo che la fase, mettiamo insieme le due fasi, quella azzurra e quella più scura nera, è una fetta davvero importante. Quindi vuol dire che il modello tradizionale esiste ancora. E ci mancherebbe, ne abbiamo anche bisogno noi stessi ogni tanto di vederci con i nostri clienti o potenziali clienti, ma non è il modello che vince in assoluto. Quindi abbiamo bisogno di creare delle esperienze che siano ibride, in cui mixiamo i diversi elementi, perché non solo sono utili per noi, ma è quello che si aspettano anche i buyer. Andando avanti, un'altra caratteristica del B2B che è importante sempre avere in mente, tutti la viviamo quotidianamente, ma a volte ci dimentichiamo che una delle regole del gioco, di quello che dobbiamo gestire, è la lunghezza del ciclo d'acquisto. Allora, questa è un'altra indagine recente di Marketing Chas, dove sono andati a indagare nel mondo B2B quanto è lungo il ciclo di acquisto, ovvero da quando entriamo in contatto inizialmente con uno sconosciuto che per la prima volta comincia ad avere un nome, un cognome, un ruolo, un'azienda in cui lavora, fino a quando si chiude la trattativa. Allora, come vedete, cicli di 1-3 mesi, 4-6 mesi, 7-9 mesi sono presenti nella maggior parte delle aziende. È chiaro che questo dipende anche molto dal tipo di business, dire, dal tipo di servizio offerto, però tendenzialmente nel mondo B2B è un ciclo che può essere molto lungo. È chiaro che per i clienti già esistenti, dove ci si conosce già, e quindi stiamo parlando di una trattativa con un cliente già esistente, ciclo un po' si accorcia, si compatta nelle prime fasi, però tendenzialmente lungo. Questo, dopo lo riprendiamo, dobbiamo averlo molto chiaro e molto presente, perché deve cambiare il nostro comportamento in cosa vuol dire fare attività di comunicazione, marketing e vendita. E dopo riprendiamo proprio questo concetto. Quindi non è un difetto, è questo che è importante, è una caratteristica del mondo in cui siamo, di cui dobbiamo tenere conto, in cui dobbiamo che dobbiamo gestire. L'ultimo punto che vogliamo toccare, che è quello che tira un po' le file di tanti ragionamenti fatto prima, è il concetto di customer journey. Parolina in inglese, ma vuol dire il viaggio che il nostro cliente fa dal suo punto di vista. Molto spesso ragioniamo dal nostro punto di vista, quindi quali sono le azioni che facciamo di comunicazione, di marketing, di vendita. Ma se la guardiamo dal punto di vista della persona, dell'individuo che c'è dall'altra parte, lui fa un suo viaggio che parte schematizzandolo molto, esistono modi più raffinati, ma l'abbiamo voluto tenere molto compresso, di passare attraverso degli stadi diversi. Il primo è quello della consapevolezza, il secondo è quello della valutazione, la decisione e la fidelizzazione. Perché è importante spendere qualche minuto su questo e tenerne in mente? Perché quello che noi dobbiamo fare è essere consapevoli che questo è il processo che lui fa, e coerenti con le cose che facciamo, perché le cose che devono essere fatte in fase di decisione non sono quelle di cui lui ha bisogno se è ancora nella fase di consapevolezza e viceversa. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che la fase di consapevolezza è quella in cui la persona che è dall'altra parte e la sua organizzazione diventano consapevoli di avere un problema da risolvere o un'opportunità da cogliere. Sono sostanzialmente queste le due leve che muovono le persone, che muovono le aziende.
problemi che nascono da dinamiche che stanno vivendo in termini di mercato, di sviluppo interno o di concorrenza, perché magari è entrato un concorrente diverso e inaspettato, opportunità che nascono dalle stesse fonti. Perché è importante avere chiaro che esiste questa fase nella persona che abbiamo di fronte? Perché questo vuol dire che i suoi bisogni in questa fase non sono di avere una proposta commerciale, perché deve ancora decantare, chiarire, avere consapevolezza di come affrontare il problema o cogliere l'opportunità. È quella fase in cui le persone studiano, hanno bisogno di informazioni, che non sono informazioni orientate alla vendita, ma sono informazioni che devono dare risposta al loro bisogno di arricchire le informazioni che hanno per consolidare che strada prendere. Quindi non a caso che questa è la fase in cui i siti web dei fornitori, i rapporti di settore, gli studi, i white paper, i casi studi, il networking con colleghi che hanno avuto la stessa esperienza e lavorano in settore magari non identici, ma che hanno delle equivalenze, dell'analogia. Quindi in questa fase le persone hanno bisogno di informazioni, dobbiamo supportarle per aiutarle a passare nella fase successiva, la fase successiva che è quella della valutazione, che a volte anche rispetto a alternative non strettamente di prodotto o servizio, ma anche di tipologie di prodotto o servizio diverso, perché a fronte dello stesso problema o dell'opportunità si possono anche avere delle proposte che sono diverse come impostazione. Nella fase di valutazione, il buyer dall'altra parte, le persone che entrano, che a volte dicevamo sono più di uno nel processo che porta ad avanzare il contatto, valutano le caratteristiche delle soluzioni che gli vengono proposte, quindi, e le domande che si fanno è come faccio a capire se il prodotto o servizio risolve il problema o mi aiuta a risolverlo, a cogliere l'opportunità. Sono i momenti in cui le aziende sono concentrate non in sé sulla soluzione tecnica e quanto costa, ma con chi sto parlando, quindi chi è il mio interlocutore? È solido? C'è oggi? Ha referenze? Quanto posso fidarmi? La struttura, chiaramente, come si compone l'offering al di là del singolo prezzo, cos'è che mi sta dando, qual è il valore che sto comprando. E anche, specialmente determinati tipi di rapporti commerciali, e quanto sarà capace di supportarmi nel tempo rispetto a problemi che io potrei avere per il prodotto o servizio o io che potrei avere a prescindere dal prodotto o servizio perché mi cambiano un po' le carte in tavola. In questa fase le persone hanno bisogno di un altro tipo di informazione rispetto a quelle della consapevolezza. Sono informazioni più strutturate che cercano di aiutarle ad avanzare verso un processo decisionale. Processo decisionale che passa attraverso un chiarimento nell'organizzazione di quali sono gli elementi che devono valutare per prendere una decisione. Quindi sicuramente i prezzi, gli SLA di servizio, quindi Service Level Agreement, l'esperienza del venditore direttamente, la compatibilità anche di quello che viene dato rispetto ai modelli organizzativi interni. Io posso dare il miglior servizio del mondo, ma lo vediamo anche noi nella nostra attività, una delle leve che blocca o sblocca la relazione commerciale è aiutare il nostro interlocutore a capire che siamo adatti a lavorare con il suo team. Noi erogando servizi lavoriamo con le persone che sono all'interno dell'organizzazione, questo è fondamentale e non tutti fittano nello stesso modo e sono coerenti. Una volta che siamo riusciti a portare a casa questo risultato, entra il grande mondo della fidelizzazione, ovvero lato commerciale non abbiamo finito, lato marketing e comunicazione non abbiamo finito, perché sappiamo tutti quanto è faticoso portare a casa un nuovo cliente, quindi come fare in modo che quel cliente resti ingaggiato nel tempo, apprezzi il valore di quello che gli stiamo fornendo è fondamentale, quindi curare la formazione nel tempo delle sue persone, formazione e informazione, aiutarli a mettere a reddito il valore che si è generato lavorando insieme, il supporto continuo che viene dato. Allora, stiamo dicendo che quell'individuo che fa parte di uno degli N individui che nell'organizzazione decidono di lavorare con noi, un ciclo che è abbastanza lungo anche temporale, hanno bisogno di cose diverse in diversi momenti e noi dobbiamo baciare in qualche modo nella nostra relazione questi loro bisogni. Se non lo facciamo e crediamo di bruciare le tappe, succede che ci skipano, che ci mandano indietro perché non sono pronti ad affrontare un certo tipo di interlocuzione.